Siamo alle solite. Questo è roba che c'era già su. Io ho tirato via tutto quello che c'era. Porca miseria, ragazzi, ma come dico sempre, cioè, se dovete saldare, cavolo, fatelo bene. Perché telefono di merda, figa, non mette a fuoco niente. Guarda, adesso mi tocca ricostruire la sede. Porca vacca, che dolore, cazzo. O comunque sono stato assente per un motivo. Sono disperato, ho troppo lavoro. Sto incominciando ad arrivare non alla fine, ma a buon punto. Adesso si ricomincia. E niente, alla fine c'è da ricostruire. È un mondo difficile. Alluminio e silicio, e via che si vola. Ci siamo, step 1 fatto. Adesso bisogna ricostruire la sede del paraolio. E poi una bella lesata, il centro ce l'abbiamo con l'altro carter e si vola. Dai, e anche la sede per il paraolio è fatta. Sì, adesso però ho scoperto un'altra crepa. C'era un po' di pasta qua, figa, ti regalo la pasta, c'è una crepa. Porca puttana! Sa, voglio essere sicuro a cosa servirà questa bomboletta. Adesso ve lo dico. Questi sono i liquidi penetranti, servono per vedere se ci sono delle crepe in giro. L'ho agitato un po'. E invece facciamo una bella spruzzatina. Aspettiamo un attimo che penetri bene e poi andremo a scoprire con il contrasto bianco se c'è la crepa. Bisogna fare così. Andiamo avanti con la cosa, tiriamo via il rosso che deve aver penetrato e poi agitiamo il contrasto. Poi. Niente, alla fine la crepa non c'è, perciò vado avanti a finire questo bel lavoro. Niente, anche questo è stato fatto. Ho dato anche una bella fresata alla sede, boccola per il paraolio. L'interno è stato fresato anche lui. Adesso poi ci andrò dietro bene, perché qua ovviamente non posso andarci dentro con la fresa perché non ha l'utensile lungo, dunque devo farlo a mano. Però adesso ci siamo.